Perché è così importante che ci sia questa condivisione a un'iniziativa di questo genere? Perché questa è la seconda iniziativa che Fondazione CRC ha nel rispetto del progetto Donare. Come molti di voi sapranno, una delle iniziative di questo Consiglio, di questo mandato, è stata appunto quella di far riflettere tante persone, e vi assicuro tante, che l'istituzione Fondazione aveva la reputazione e la capacità di attrarre donazioni, di riuscire ad essere un soggetto catalizzatore di coloro i quali volessero mettere a disposizione i propri tesori, siano essere opere d'arte, come nel caso di Edmondo Bongioanni, siano esse collezioni e frutto del lavoro proprio, come è stato Michele Pellegrino nella grande mostra in San Francesco, e come sono tante le iniziative che ci vengono sottoposte, tant'è che abbiamo dovuto costituire un apposito comitato scientifico. E vorrei ringraziare anch'io l'architetto Bongioanni, veramente di cuore, ma vorrei ringraziare anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. La Fondazione investe molto in cultura, guardate che non è una cosa banale e così scontata, ed è una fondazione che ci è sempre, sempre vicino nei nostri progetti. Ovviamente un benvenuto anche a tutti quanti voi da parte mia. Sì, ovviamente abbiamo fatto una grande selezione, sono oltre 400 le opere che il mondo e i suoi antenati, 5 generazioni che raccolgono lavori, che raccolgono opere d'arte e che sono state donate. Mi collego solo un attimo a quanto già detto prima dal Presidente. Donare per bellezza, ma soprattutto donare per educare. Io sono tra i Toscano, la prima opera di questa collezione che dall'Ottocento giunge fino al Contemporaneo. I 200 anni di storia d'arte che vengono raccontati in questa mostra attraverso 56 opere. Grazie. Io volevo solo fare un ringraziamento, perché io non ho proprio nessun merito. Il ringraziamento va a tutti gli artisti, sia viventi che purtroppo non più viventi, sia quelli che già in questa mostra hanno potuto esporre almeno una loro opera, sia quelli che non hanno potuto esporre opera. Perché il merito, se Mondovì è una città d'arte, è solo vostro. Voi artisti, io non ho fatto niente, l'avete fatto tutto voi e quindi volevo ringraziare voi. Grazie.